Il discorso sulla giustizia climatica politicizza la crisi climatica in quanto ne mette in evidenza la distribuzione diseguale delle responsabilità, ma anche dei rischi, degli effetti, dei danni e delle perdite che essa implica. Inoltre, nel pensare alle risposte alla crisi climatica, mette in evidenza come esse abbiano sempre dei risvolti politici e non possano perciò essere ritenute semplicemente, delle misure neutrali. Nel reclamare giustizia distributiva, ma anche procedurale e di riconoscimento nelle risposte e nelle azioni all'interno della crisi, climatica, il discorso della giustizia climatica lotta contro la sacrificabilità di alcuni soggetti e contro il fatto che alcune voci siano sistematicamente silenziate all'interno della traiettoria del cosiddetto progresso, che poi si rivela essere semplicemente un modello imposto dal capitalismo occidentalocentrico al resto del pianeta. I danni che determinati soggetti subiscono come effetto della crisi climatica, sono spesso spostati sia nel tempo che nello spazio e per questo i soggetti che li subiscono non possono essere, direttamente, se vogliamo, interpellati, nelle decisioni che li riguardano o nei processi anche di riparazione.